La veglia dell'insieme per l'Europa, per il futuro dell'Europa. Qui ho il reverendo pastore Heiner Bludau, che è decano della Chiesa Evangelica Luterana in Italia. È stata una veglia, una preghiera ecumenica. Il movimento ecumenico ha da donare qualcosa per il futuro dell'Europa, per rispondere alle sfide attuali? Certo, io sono sicuro di questo fatto. Mi è piaciuto molto di essere invitato a questa preghiera e di vivere insieme con altre confessioni questa preghiera. E io penso, ricordo il 31 ottobre di 2016, quando Papa Francesco è stato a Lund per incontrare i capi della Federazione Mondiale, come lì è stato menzionato questo processo di avvicinarsi, e c'è questo bellissimo documento dal conflitto alla comunione tra i cattolici e i luterani, e questo è una storia di successo in un certo senso, anche non insomma, finora siamo arrivati alla fine, ma è un processo positivo che mi pare si può legare anche su questo che deve succedere in Europa. Allora, le chiese modello per l'Europa politica e culturale? In un certo senso sì, e spero che il processo va avanti per essere ancora di più un modello per l'Europa, sì. Grazie mille.